Salve, da Anthony Conca vi presento un gioco di nome Ugo 2, la seconda edizione. Anche qui dovrà raccogliere i sacchi d'oro che gli daranno dei punti, molti punti e anche spesso delle vite. Potete giocare sia nella modalità allenamento e sia nella modalità arcade. E infatti anche nel primo potete fare la stessa cosa e potete giocare fino a due giocatori. Come anche nel primo, Ugo 2 e Ugo 1 è possibile giocare in due giocatori. A turno però, non si può giocare in due come gli altri giochi. Infatti questo gioco deve fare livelli come la Snowboard, Slitta, Grotta di Cristallo, come si chiama? Caverna di Ghiaccio, Vagone della Miniera, Foresta, o come cazzo si chiama isso, là, cioè, Foresta, che sto dicendo? Sì, Foresta, una cosa del genere, si chiama Foresta. Poi ci sta il livello montagna e il livello fulmine. E come potete vedere, dovete raccogliere un sacco di... Dovete raccogliere anche dei sacchi d'oro che stanno in posti diversi. Il gioco è molto difficile, anzi difficilissimo. A parte che io sono riuscito a completare solo il primo livello, gli altri livelli no. Però almeno ci ho provato. Con questo livello che si chiama Palude o Foresta, che qua dovete raccogliere delle borse d'oro in foresta o in palude, come si chiama il là, forse è foresta. Qua ci sono anche delle musiche, come potete vedere, non è come il primo Ugo che è nella foresta o la palude, ci sono delle musiche. Infatti qui sulla montagna dove fare un alpinista e scalare la montagna. Infatti questo livello è molto difficile, vi lanciano fuoco da tutte le parti. Quindi se siete colpiti verrete bruciati, come in questo senso. E poi hanno pure dei massi cadenti che sono di fuoco e delle dinamiti. Qua ci sta Scilla che vi lancia dei fulmini. E come potete vedere, se vi colpisce vi fa al primo istante. Quindi cercate di evitarli. Vi assicuro che come gioco è difficile, molto complicato. Quindi saltare sulle piastrelle pulite e prendere i sacchi d'oro e poi alla fine la chiave per uscire, ma non ci sono riuscito perché questa mi fa su